Lucia Della Porta, ideatrice e direttrice del Pisa Book Festival, 13ª edizione 2015. Quali sono state le più grandi novità? Le anteprime. Siamo anni che lavoriamo sugli editori perché si decidano di apportare a Pisa le novità autunnali. Pisa è la più grande vetrina in autunno per presentare un libro in uscita appena uscito, tant'è vero che anche la Serena Dandini è venuta a presentare il suo primo romanzo a Pisa, ma non solo Serena Dandini, la Dacia Maraini, Marcello Foïs ci ha regalato un'anteprima meravigliosa. Perché? Non solo perché il libro era uscito 2 giorni prima, cioè non è neanche in libreria, ma perché esce con un editore indipendente come Miriam Fax. 100.000 libri, 300 protagonisti e l'ospite d'onore è la Scozia. Ecco, cosa ci vuol dire su questo ospite? Ma anche l'ospite è stato veramente un'esperienza travolgente per me e per tutta la squadra. I ragazzi hanno lavorato benissimo perché hanno seguito questo spirito fattivo degli inglesi, anzi degli scozzesi, ed è stato veramente un momento di altissimo livello culturale perché ci hanno portato dei libri molto belli. Tra l'altro non tutti conosciuti in Italia, alcuni non ancora tradotti, e soprattutto si è respirato per 3 giorni questo clima di internazionale a cui il festival aspira e che non è dato soltanto poi dagli ospiti scozzesi, ma abbiamo avuto anche ospiti francesi, un angolano, e tutti insomma sono stati poi e ospiti che sono scrittori dei nostri piccoli editori indipendenti. Tantissimi giovani presenti, c'è stato qualcosa in più che ha attratto i giovani quest'anno? Sicuramente il programma culturale, ma sicuramente ho l'impressione che ci hanno scoperto. Improvvisamente hanno scoperto che il Pisa Book Festival è per loro, è per i giovani, che conta su di loro, che conta sulla loro, sulla loro capacità di interagire con gli scrittori, e che abbiamo creato questo piccolo progetto, dico piccolo perché non ha coinvolto molte scuole, oddio, tutti i licei pisani sono stati coinvolti, e abbiamo fatto scegliere i ragazzi alcuni autori e hanno letto durante l'estate i libri e poi li hanno incontrati. Ma non li hanno incontrati tra di loro presentandosi, li hanno presentati al pubblico della fiera. Quindi ci sono stati sabato 6 incontri in contemporanea, 3-3-3 nelle 3 sale nostre principali, dove scrittori del calibro di Marco Sant'Agata, di Fouad de la Rui, di Marco Vichi sono stati presentati dai giovani al pubblico del festival, e credo che in questo modo, rendendoli protagonisti, i giovani cominciano a pensare che in fin dei conti leggere è affar loro. Very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while, and though your dreams may toss and turn you now. Eccolo, i piccoli e medi editori, l'editoria indipendente, quali sono i feedback che ha sentito e che ha ricevuto proprio dagli editori presenti in fiera? Ma c'è un clima di grande ottimismo. E grossi cambiamenti che stanno avvenendo soprattutto nel campo distributivo, perché questo poi il nodo fondamentale dell'editoria è solo la distribuzione, perché la produzione c'è, gli editori fanno dei bei libri, lo vediamo qui, il pubblico se li vede agli stand li compra, quindi non c'è questa differenza. Certo, poi ci sono autori, non dico che grossi editori non abbiano, insomma, grazie a Dio non c'è spazio per tutti. Certamente, però ecco, il problema del piccolo editore è farsi trovare nelle librerie, quindi il Pisa Book Festival è nato per questo, per colmare questa frattura che esiste, per cercare di lavorare proprio su questo terreno, e ora penso che piano piano con questi nuovi modelli, ora che ci sono, anche la distribuzione messaggerie che ha colto un po' tutti e che funziona benissimo, c'è un clima di grande ottimismo, direi. Ne hanno parlato tanti giornali, non solo locali ma anche a livello nazionale. Beh, una bella soddisfazione anche questa.
Beh, questo forse la diciamo in fondo, però in fin dei conti è forse da mettere in cima, perché insomma la stampa è il quarto potere, senza la stampa non si va da nessuna parte, e soprattutto ma semplicemente fa vedere a tutti che cos'è il Pisa Book Festival. Quindi una cosa esiste perché la gente ne parla, perché la stampa ne parla, e quindi siamo molto felici di essere riusciti a far passare il messaggio che ci siamo, che il pubblico ci ama, che gli editori stanno bene a Pisa, e che quindi bisogna andare oltre la 13ª verso la 14ª edizione, sempre però con lo stesso spirito, con la stessa passione, con lo stesso obiettivo in mente.